siamo all'inaugurazione della mostra di Armando Borrelli qui a Palazzo Barolo. Allora, Armando, questa mostra ha un titolo particolare. Ci puoi spiegare perché ed è legato alla tua storia, quindi ci puoi raccontare brevemente la tua storia? Assolutamente, prima di tutto buongiorno a tutti. Allora, la mostra si chiama Pillole di tumorismo perché quando sono stato operato in testa appunto per un tumore, per un glioblastoma, ho scoperto che la gente aveva quasi paura della parola tumore. C'è parecchia gente, ancora adesso lo chiama il brutto male, il mostro, quella brutta malattia. Invece secondo me va detto tumore, come pane al pane, vino al vino. Cioè secondo me se uno non lo chiama tumore gli sta dando rispetto. Forse perché venendo da giù, anche in Sicilia con la mafia o con la camorra a Napoli, quando al boss non si dice manco il nome, perché tu lo devi rispettare. Però una persona onesta non lo deve rispettare a chi ti fa del male. Quindi è la stessa cosa col tumore. Lo chiamo tumore, ho cancro, non ho paura di dirlo, ho avuto la fortuna di uscirne fuori. E in più ti dirò un'altra cosa, mi piace riderci anche sopra, ma non a prendere in giro chi ha questa malattia, chi ha il tumore, ma quelli che stanno intorno. Quindi questo umorismo, sul tumore l'ho chiamato tumorismo, è un umorismo gentile, assolutamente non caustico, ma che anzi dovrebbe spiegare a chi sta intorno. Quando arriva una malattia, arriva un tumore, ne vengono affetti non solo le persone, ma anche tutto il mondo che gli sta intorno, i parenti, gli amici, non sanno come comportarsi. Ecco, le mie opere, il mio disegno, il mio libro serve proprio a spiegare questo, a stare vicino ad una persona col tumore. Ecco, e come ha influenzato la tua esperienza di vita nel tuo essere artista? Sono diventato più positivo, sono ancora qua, mi avevano dato 15 giorni di vita e invece sono passati 5 anni. Ovviamente il mio pensiero va a chi non ce l'ha fatto, chi sta soffrendo di più, perché paradossalmente uno si sente anche un po' in colpa quando ce la fa. Te la senti, scusate, un po' mi emoziono, ti senti quasi un po' in colpa. Invece ho imparato che se sei rimasto in vita devi lasciare un segno. Io ho lasciato un disegno, ho lasciato un libro, però devi lasciare qualcosa, qualcosa che possa servire agli altri. Nel mio piccolo io sto spiegando che dal tumore si può anche guarire o perlomeno imparare a trattare le persone col tumore. Poi se vuoi ti spiego che cosa intendo. Ecco, e passiamo al lato più artistico invece. Cosa vedrà il pubblico qui a Palazzo Barolo? Allora, io ho sempre lavorato, ho fatto sempre l'illustratore. Quando mi hanno pronosticato il tumore e mi hanno operato, hanno detto attenzione, non potrà usare più la mano destra. Cioè, per me è stata, sono diventato mezzo cieco, io non riesco più a leggere per colpa di una malattia neurale che si chiama agnosia. E quindi io in ospedale, con questa paura di non poter usare più la mia mano destra, tremavo, ho fatto riabilitazione, ho iniziato a dipingere, ma io non sapevo come dipingere perché non avevo i miei colori. Ho dipinto il mio primo disegno, l'ho dipinto con la pastina che mi portò la suora, che era una minestrina verde. Ho detto, vediamo sto verde se mi dà colore, e mi ha dato colore. Da lì ho iniziato a studiare e a capire appunto tutti i colori naturali che venivano dal cibo, dagli ortaggi. Poi mi sono evoluto su altro, sempre a livello naturale, quindi dalla melanzana oppure dallo zafferano oppure dal cavolo blu, ho iniziato a dipingere. Quindi tutti i disegni che vedrete sono tutti disegni fatti con i colori naturali, con i colori appunto ottenuti dagli ortaggi. E sono delle illustrazioni Sono anche delle queste, che cosa illustrazioni. raffigurano? Allora, raffigurano dei momenti di vita del tumorato. Allora, si inizia appunto dai sintomi fino ad arrivare alla guarigione. Allora, in questo caso lo sono diviso per colori. I primi sintomi, appunto, il primo capitolo, chiedo scusa, sono i sintomi. Quindi, quando io avvertivo il mal di testa, la gente è stress, lavori troppo. Allora, dico, quando svieni ti accorgi che non è più stress, perché mi è venuto un ictus e quindi sono svenuto. Allora, questa vignetta qua rappresenta appunto quando il dottore ti consiglia il candida vista per lui non vederci. Che significa? Significa che io non riuscivo a vedere il tumore che avevo in testa, ma dicevo, ah, tu non ci vedi, non ci vedi, devi soltanto mettere degli occhiali. In realtà il sintomo
appunto la mancanza della vista, perdere la memoria visiva fa parte del glioblastoma, invece tutto riguardavano gli occhi e non il cervello. E poi si risveglia dall'operazione, quindi il risveglio, ecco, svegliarsi e trovare i calzini, quelli là bianchi, l'antitrombo, volevo ritornare in anestesia quando ho visto quei calzini.